Buon dì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo maxi maglione o anche maxi poncho che io ho deciso di chiamare Maxi Pull Acqua Marina. Per realizzarlo, e vi dico già che questo è il mio ultimo lavoro invernale, quindi veramente con le lane grosse e le lane pesanti, però io lo utilizzerò molto in questo periodo appunto con sotto un lupetto oppure con un bel vestitino invece di mettere un cardigan, lo vado a mettere in maxi pull e quindi sono diciamo al caldo. Dicevo, per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea ispanico che, se ricorderete, ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 100 metri. Il colore che ho scelto io stavolta è il numero 07, che è questo bellissimo sfumato azzurro acqua marina, è per questo che ho deciso di chiamarlo comunque acqua marina, comunque è lo 07. Per poter realizzare questo maxi pull, che in questo momento per me è una taglia S, ma una taglia S è morbida e comunque larga, io ho utilizzato 6 di questi gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto del numero 6, quindi 600 grammi. Mi raccomando, per una taglia M vi occorreranno almeno 2 o 3 gomitoli in più, quindi diciamo che dovete stare sugli 800-900 grammi, mentre per una taglia L ve ne occorre almeno 1,1 kg, quindi più si va avanti più aumentate ancora di altri 3 gomitoli. Questo perché è comunque lungo, ha lo spacco, ha queste maniche larghe, quindi ci vuole abbastanza filato per poterlo realizzare. La lavorazione è semplicissima perché, come potete vedere, è top down. Io in questo momento l'ho lasciata qui che cade perché mi piaceva l'effetto con la spalla scoperta, però voi la potete indossare anche normalmente. Infatti vedete qui ho dovuto ripiegare la manica perché altrimenti non mi veniva troppo lunga. Però le maniche sono giuste per la mia lunghezza, solo che mi piaceva indossarla così, in questa maniera un po' più sexy, se così vogliamo dire. Dicevo, comunque la lavorazione è top down, quindi si parte dall'alto, si va a lavorare aumentando la lavorazione e poi si arriva a mettere i marcatori e si va a lavorare la parte del corpo, che vedete qui è dritta, ma di qua di fianco è bella perché ha queste due strisce di ventagli, striscia di ventagli che troviamo anche sotto qui al braccio, qualcosa veramente di particolare, mentre sopra, come potete vedere, è molto dritto. Arrivato poi su ai fianchi qui, io ho deciso di spaccare, di fare gli spacchi a questo maxi poncho o maxi pull. Naturalmente, se lo volete in versione maxi poncho, vi consiglio di allargare ulteriormente qui in modo che sotto potete indossare anche una bella giacchetta. Quindi, se lo volete poncio, andate ad allargare anche una volta fatto gli scarti, mentre io sono scesa dritta senza fare alcun aumenti. Poi, quando arrivate a un'altezza giusta, io sono arrivata, vedete, qui ai fianchi, ma voi potete farlo anche prima, ho realizzato gli spacchi in modo tale da dare movimento a tutto il mio poncio o maxi maglione. Una volta fatto questo, quindi si vanno poi a fare le maniche. Come vi ho detto, la differenza rispetto qui alla maglia è che qui abbiamo due strisce di ventagli, mentre qui ne abbiamo soltanto una. E poi basta, io non ho fatto alcun tipo di bordino se non dei giri di maglie basse qui per stringere un po' il collo, perché indossando e lavorando mi sono accorta che era un po' troppo largo e quindi sono andata a fare dei giri di maglie basse per stringere. Come sempre, io vi lascerò il link in descrizione del sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso colore, il mio stesso filato anche in altri colori. Anche se non mi sbaglio, il colore rosa è terminato e anche del rosso non ce n'è tantissimo, mentre tutti gli altri colori, cioè diciamo il giusto quantitativo, quindi almeno 1 chilo, 1,5 chilo di ogni colore, lo troverete. Quindi potete realizzare tranquillamente questo maxi poncho o maxi maglione che io, come vi ho detto, ho intenzione di sfruttare tantissimo in questa fine stagione invernale. Detto ciò, dai prossimi video tutorial partiremo a realizzare roba più primaverile, quindi sempre con del filato in lana, ma più sottile, anche naturalmente già delle cose in cotone o in microfibra, come ho fatto con il vestitino che l'ho realizzato con il Bashi Rubati. Detto ciò, spero che anche questa creazione molto semplice, molto sfiziosa, molto comoda vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incintare e Sferruzzare. Oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea ispanico, che, se ricorderete, io ho già utilizzato per realizzare il maglioncino Puma. Questa volta ho optato per questo celeste e lavorerò con l'uncinetto il numero 6. Ho montato 70 catenelle. Mi raccomando, questa è una lavorazione in tondo, faremo 4 parti, quindi quella avanti, quella dietro e le due laterali per le maniche. Io ho montato 70 catenelle. Per una taglia, se volete allargare lo scollo,
collo, quindi invece di 70 metterne di più perché volete che il collo sia un po' più largo, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Questo significa che per ogni lato voi dovete aumentare in base a quante catenelle mettete in più. Mi spiego meglio. Se io adesso ho montato 70 e voi invece ne montate 78, quindi avete messo due motivi in più, significa che per ogni lato dovrete andare a mettere due maglie alte in più rispetto a me. Se invece avete messo 4 motivi in più, significa che per ogni lato rispetto alle maglie alte che io andrò a fare, voi ne dovete mettere 4 in più. Questo è per cercare di farci capire. Una volta fatto ciò, quindi ho montato 70 catenelle e lavorerò con l'uncinetto numero 6, vado a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro la stessa maglia catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Adesso io devo andare a fare 20 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due. E mi raccomando, come dicevo, per chi ha montato di più, in base a quanti aumenti ha fatto, deve andare a mettere tante maglie alte in più. Se ha fatto solo 4 catenelle in più, andrà a fare 21 maglie alte invece che 20 in questo caso. Se ha messo due motivi, ne andrà a fare 22 e così via. Io continuo a lavorare fino ad arrivare a 20 maglie alte e poi vi faccio vedere come proseguire. Ho terminato le 20 maglie alte, vado a fare un altro angolo, quindi entro nella catenella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. Adesso devo andare a fare 13 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, chi ha fatto gli aumenti deve sempre andare a mettere quelle maglie alte in più che ha messo in più anche rispetto a qui. Quindi se qui avete messo due maglie alte in più, anche qua ne dovete mettere due. Quindi io continuo e vado a fare 13 maglie alte. Ho fatto le mie 13 maglie alte e di nuovo vado a fare l'angolo, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2. E adesso di nuovo vado a fare 20 maglie alte. Quindi abbiamo capito che queste 20 sono la parte avanti, le 13 sono le laterali e quindi adesso devo fare di nuovo le mie 20 maglie alte per fare la parte dietro. Una volta terminate anche le 20 maglie alte, vi faccio vedere come fare l'ultimo terzo angolo e poi di nuovo, scusatemi, il nostro quarto angolo. Ho terminato anche le mie 20 maglie alte, vado a fare il mio ultimo angolo, quindi vado nella catenella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. E adesso vado a fare le mie ultime 13 maglie alte, una in ogni catenella. E terminerò così il mio primo giro. Perfetto, termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno delle terze catenelle. Secondo giro, adesso andiamo a fare gli aumenti. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho il centro dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio angolo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Salto la prima maglia alta del ventaglio, vado nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. E adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare dove ho il secondo ventaglio. Vi faccio vedere come terminare e come passare a fare di nuovo l'angolo. Sto quasi per arrivare dove ho il mio ventaglio. Sono arrivata dove ho fatto l'ultima maglia alta e poi vedete avevo il mio ventaglio. Vado dove ho la prima maglia alta del ventaglio e faccio una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due.
Mi trovo nel lato successivo, quindi salto la prima maglia del ventaglio da quest'altro lato, vado nella seconda e inizio a fare le mie maglie alte. Continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'altro angolo e di nuovo vi farò vedere come realizzarlo. Come vedete, sono arrivata dove ho il mio ventaglio. Questa è l'ultima maglia alta che avevo fatto prima del ventaglio. Vado dove ho la prima maglia alta delle due maglie alte del ventaglio e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Quindi mi trovo da quest'altro lato, salto la prima maglia del ventaglio, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. E di nuovo torno a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino a ritrovarmi dove ho il terzo angolo. Quindi continuo a lavorare sempre così fino ad arrivare all'angolo successivo. Sono arrivata all'ultimo angolo e come sempre vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio, vado nel ventaglio e vado a realizzare due maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due, salto la prima maglia alta del ventaglio, vado nella seconda e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo così fino ad arrivare alla fine del giro che vi farò vedere come terminare. Sto terminando il giro, vado a fare la mia ultima maglia alta sopra la seconda, la prima delle due maglie alte del ventaglio e poi vado direttamente a chiudere facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Il secondo giro è quello che andremo sempre a ripetere e che ci aiuterà, scusatemi, eccomi, a far crescere il nostro poncio. Non vi preoccupate se vedete lo scolo troppo largo, perché si può sempre andare a fare poi dei giri di maglie basse per chiuderlo. Vi voglio far rivedere soltanto la tecnica come si va ad aumentare. Quindi io adesso vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due, salto una maglia, vado alla maglia alta successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. E continuo così, quindi questo è il giro che dovremmo sempre andare a ripetere. Io man mano che andrò a lavorare mi renderò conto se a un certo punto mi dovrò fermare o sulle maniche o sulla davanti e indietro contemporaneamente. Naturalmente vi dirò tutto, vi dirò quando mi sono fermata per arrivare agli scalfi, come ho fatto a non fare più aumenti, quindi vi dirò tutto. Però per ora continuiamo a lavorare in questa maniera, facendo sempre il secondo giro. Allora, io ho terminato con gli aumenti e mi sono fermata a 6 giri. Dopo 6 giri ho iniziato a fare il mio giro senza aumenti. L'ho iniziato perché volevo trovarmi in un angolo in modo tale da farvi capire bene come passare da una parte all'altra senza fare più aumenti. Però, ripeto, io ho fatto un totale 6 giri con aumenti. Per non fare più aumenti, io mi ritrovo qui dove vedete ho l'angolo. Invece di andare a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio, le saltiamo tutte e due le maglie del ventaglio andando direttamente nel ventaglio, quindi nell'archetto di una catenella, e andiamo a fare le nostre due maglie alte, una e due, la catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, una e due. E in questa maniera andiamo poi di nuovo a saltare le due maglie alte del ventaglio passando direttamente all'altra maglia alta. Quindi così non facciamo più aumenti e continuiamo a lavorare sempre in questa maniera per tutto il giro. Quindi dopo arrivo all'altro angolo e ve lo faccio rivedere in modo tale che possiate capire bene come fare. Ricordatevi solo che dovete saltare quindi le maglie alte del ventaglio e andare direttamente nell'archetto di una catenella.
Eccomi, sono tornata a un altro angolo e di nuovo vado, salto direttamente le due maglie alte del ventaglio, vado direttamente nel ventaglio e vado a fare le mie due maglie alte, la catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due, salto le due maglie alte del ventaglio del giro precedente e vado direttamente nella terza, quindi maglia alta, e vado a fare la mia maglia alta e continuo così per tutto il giro. Nel giro successivo faremo sempre la stessa cosa, salteremo sempre le due maglie del ventaglio, andremo quindi, faremo l'ultima maglia qua sopra, andremo direttamente a fare il ventaglio e poi torneremo a lavorare su quest'altra maglia. Io adesso sto facendo quindi il mio settimo giro, che è il primo giro senza aumenti. Vi dirò quanti giri sono arrivata prima di mettere il marcatore e poi farò vedere come continuare. Allora, alla fine io ho ripetuto i giri per un totale di 9 volte, 7 con gli aumenti, no scusate, 6 con gli aumenti e gli ultimi 3 giri senza fare alcun tipo di aumento. E adesso posso mettere i marcatori. Per mettere i marcatori è semplicissimo, perché si vanno a mettere dove abbiamo l'archetto di una catenella del ventaglio, quindi sia da questa parte che da quest'altra parte. Secondo me per una taglia M bisogna fare almeno altri 2 giri di aumenti, quindi per una taglia L almeno 4, e invece di fermarvi a 9, una taglia L si dovrà fermare almeno a 11 giri, una M a tipo 11-12 giri, una taglia L anche 14-15 giri. Adesso andiamo a vedere come realizzare il corpo di questo poncio. Allora, quindi io qui ho messo il mio marcatore, che in questo momento ho tolto per farvi vedere bene come andare a lavorare. Andremo a lavorare in questa maniera: prendo il filo, entro nel ventaglio dietro, perché voglio partire proprio dal ventaglio in modo tale che vedete bene, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Ho creato così il mio ventaglio. Adesso vado nel ventaglio opposto e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi vado a fare due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due, e poi vado a lavorare normalmente. Vedete, io così ho creato il mio, qui lo scalfo per la manica e qui il mio corpo, e vado quindi, salto due maglie alte qui del ventaglio e vado direttamente a lavorare dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Continuo così fino ad arrivare al prossimo marcatore. Vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono quindi arrivata al mio secondo marcatore, che vado a togliere e vado a fare di nuovo. Entro nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due. Vado nella parte opposta, quindi nel ventaglio opposto, e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Salto le due maglie alte del ventaglio, vado direttamente dove ho le maglie alte normali e vado a fare le mie maglie alte. Naturalmente, se voi a un certo punto volete allargare maggiormente il vostro poncio, non dovete fare altro che fare come quando abbiamo lavorato qui in alto, quindi andando a fare una maglia alta qui dove avete l'ultima maglia alta del ventaglio, e da quest'altro lato andare a fare una maglia alta dove avete la prima maglia alta del ventaglio, in modo tale così da poter allargare ulteriormente il poncio, casomai lo volete, vi accorgete che vi stringe un po' sul seno o sui fianchi, avete questa tecnica per poterlo allargare. Io adesso lavorerò tranquillamente fino alla fine del giro, vi farò vedere come terminarlo e poi vi faccio vedere un attimo come si rinizia, e poi arriverò a lavorare sempre in tondo almeno fino ai fianchi, e una volta i fianchi separerò la parte avanti dalla parte dietro per dare ulteriormente movimento al nostro poncio. E quindi continuo a lavorare questo giro e poi vi farò vedere appunto come si termina e come si rinizia.
Come vedete, sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E a questo punto lavoro, vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 3 catenelle che sono, scusatemi, li dico sempre con il filo, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. E torno poi normalmente a lavorare una maglia alta sopra ogni una maglia alta. Io continuerò a lavorare così. Se farò qualche aumento, vi dirò naturalmente dove l'ho fatto e vi dirò quanti giri ho realizzato prima di arrivare a fare poi, come vi ho detto, la divisione della parte avanti dalla parte dietro per poter avere sotto ancora più movimento. Una volta fatto ciò, poi andremo a fare anche le maniche. Allora, ho ripetuto il motivo per 22 volte, quindi il giro l'ho ripetuto per 22 volte. Qui sono arrivata all'altezza quasi dei fianchi. Adesso dividerò la parte dietro e la parte avanti per creare uno spacco laterale in modo tale che il poncho a giacca, così non so neanche bene come definirlo, risulti sotto molto più aperto, quindi molto più leggero. Una volta fatto questo, poi ci occuperemo delle maniche. Quindi adesso vi farò vedere come andare a lavorare separatamente la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho tagliato il filo perché vedete qui ho tagliato il filo. Adesso separo la parte dietro dalla parte avanti ed è semplicissimo perché lavoreremo da questo ventaglio fino a questo per poi tornare indietro, ma è facendo sempre la stessa cosa. Quindi io adesso mi aggancio al secondo ventaglio qui, vedete, quindi al primo che mi arrivi, il primo che ho subito prima delle maglie alte, quindi il secondo ventaglio, mi aggancio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle, mi aggancio sempre nell'archetto di una catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. E adesso normalmente salto le 2 maglie alte del ventaglio, vado direttamente nelle maglie alte che sto lavorando e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare dove ho qui gli altri ventagli e vi farò vedere come fare ad arrivare lì e tornare indietro per lavorare prima la parte sul davanti. Ed eccomi qui, sono arrivata, quindi ho lavorato e sono arrivata dove ho gli altri ventagli. Quindi entro nel primo ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte, la catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. E adesso mi giro con il lavoro per tornare a fare i giri di andata e ritorno e staccare così la parte avanti dalla parte dietro e vado a lavorare di nuovo facendo delle maglie bassissime fino a ritrovarmi al centro dell'archetto del ventaglio. E a questo punto realizziamo il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Scusate, mi devo sempre tirare il filo. E adesso torno a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi la lavorazione non cambia e adesso io continuerò a lavorare sempre in questa maniera, facendo sempre lo stesso giro. Quindi adesso farò le maglie alte, arriverò qui, andrò nell'archetto del ventaglio, farò il mio ventaglio e poi mi girerò e vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e naturalmente poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Una volta terminata anche questa parte, andremo a fare le maniche. Ho terminato la parte di sotto e io ho lavorato per 8 giri, sia avanti che dietro. Non l'ho fatto molto lungo e mi piace il fatto che si è formata questa sorta di archetto sotto, molto particolare e carina. Come particolare e carino è il fatto che qui venga ondulato per via dei ventagli che abbiamo fatto di lato. Adesso possiamo andare a fare le nostre maniche.
Prima di fare le maniche però sono andata un po' a ridurre la circonferenza del mio collo lavorando con semplici giri di maglie basse. Ho fatto 3 giri, un primo giro semplice di maglie basse, un secondo giro dove sono andata a diminuire ogni 2 maglie basse e 2 maglie basse insieme in modo da stringere il collo, e un terzo giro dove ogni 3 maglie basse sono andata a fare 2 maglie alte chiuse insieme, e potete vedere come il collo si è ridotto tantissimo e va benissimo così. Adesso quindi possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare le nostre maniche io farò sempre una striscia di ventagli, ma una sola e sotto, non sopra, qualcosa quindi di un po' particolare, un sotto sopra potremmo definirlo, e vado a fare in questa maniera. Come vedete qui si è formato, spero che si riesca a vedere dalla telecamera, qui c'è il ventaglio e qui c'è un altro ventaglio. Io andrò a lavorare il mio ventaglio invece qui tra i 2 ventagli, quindi mi aggancio con il filo qui tra i 2 ventagli e vado a fare il mio ventaglio, quindi mi aggancio e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, scusate mi devo tirare un po' il filo, e rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e due. Ho realizzato così il ventaglio. Adesso vedete, io qui ho il ventaglio, quello che mi ha separato la parte di sotto. Vedete, qua ci avrei il foro per fare il ventaglio, qui ho 2 maglie alte. Vado a fare le maglie alte sopra queste 2 maglie alte. Quindi una, due, e poi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dall'altro lato. Ops, oggi il filo scappa, eccomi. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta per tutto il giro. Vi farò vedere poi come terminare il giro, e poi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io continuo a lavorare con l'uncinetto il numero 6, voi potete lavorare con un uncinetto più grande se volete allargare la manica, o con un uncinetto più piccolo se la volete stringere, e naturalmente potete anche andare ad allargare la manica facendo degli aumenti. Qui dove io ho fatto una maglia alta sola, voi ne potete fare 2 in modo tale appunto da poter allargare la maglia, e poi ne farete 2 anche da quest'altro lato qui invece di una sola se avete necessità appunto di allargare la vostra manica. Io adesso, come vi ho detto, continuo a lavorare in questa maniera facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, e vi farò vedere come andare a terminare, e poi ricominceremo sempre lo stesso giro. Sto quindi per terminare il giro, vedete ho il ventaglio, quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio, una maglia alta sopra la seconda maglia alta del ventaglio, e poi chiudo finalmente il mio giro andando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, facendo una maglia bassissima, e posso ricominciare a fare il primo giro. Quindi vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho l'archetto del ventaglio, e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte, e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, e continuo quindi a lavorare in questa maniera per tutta la mia manica, e naturalmente alla fine vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro. E poi andremo a fare la stessa cosa anche dall'altra manica. Io ho deciso di non fare un polsino, in realtà si potrebbe fare anche un bel polsino, ma visto che deve essere comunque una sorta di poncho maxi pull, preferisco non fare il polsino ma lasciare la manica bella larga. Quindi ripeto, io adesso continuo a lavorare in questa maniera, sempre il solito giro, e vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato la manica, ho fatto un totale di 27 giri e per me come lunghezza va più che bene, quindi posso andare a fare anche la seconda manica, e una volta terminata anche quella il mio poncho maxi pull sarà terminato.